presenti a casa. Per noi la cosa fondamentale adesso è sempre quello di muovere la classifica. Sei rimasto assente in un periodo forse un po' particolare. Diceva ieri il mister, se non fosse per il Cittadella, il Padova avrebbe 7 risultati utili, forse 8. Insomma, sei stato fuori e non è stato facile, immagino. Ci sono state alcune buone prestazioni, altre decisamente meno. No, beh, come ho detto prima, per noi adesso chi sta fuori e chi sta dentro non ci deve cambiare tanto, ci deve cambiare solo quelli che vanno in campo e quelli che stanno fuori, ma questo non escludono quelli che non possono darci una mano. Comunque, anche perché penso che quelli che si allenano tutti, che non giocano, ci danno una mano lo stesso per preparare quelli che andranno in campo. È ovvio che uno quando non riesce a dare una mano alla sua squadra, penso che la vive male. Comunque sono contento anche di essere tornato a poter dare una mano. Fisicamente come ti sei sentito sabato e anche la settimana scorsa, insomma, rientro Ma no, allenando? bene, bene, anche perché è una settimana importante. Stiamo lavorando sull'aspetto fisico e su tutto, comunque mi sento bene e siamo pronti per la partita. Tra Regina, Brescia e Bari, queste prossime 3 settimane, pensi che possano essere 3 settimane decisive? Sono 3 partite che potrebbero decidere il vostro campionato. Se vuoi che ti dico la verità, io la penso partita per partita, perché la cosa fondamentale è sappiamo come è messa la Regina e non vengono qui. Secondo me vengono qui con il coltello ai denti e ci prepariamo a questo. Poi la prossima ci penseremo dopo. Senti, mi pare che sia la prima volta che parli, no, con il nuovo allenatore, no? Che poi è il secondo nuovo allenatore. Volevo chiederti un pensiero su tutto quello che è successo, perché Marcolini, Mutti, adesso Serena, prima volta che appunto parliamo con te, volevo chiederti come ti trovi. No, bene, 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 anche perché beh, lui ci fa divertire e che è quello fondamentale, ci fa trovare a nostro agio, siamo, dico, sereni con la testa e riusciamo ad applicare bene a quello che vuole lui. Comunque con lui la cosa fondamentale è che abbiamo quella serenità che lui ci trasmette. Poi si vedono anche dei gol su schemi, cosa che per lungo tempo non si sono No, visti. è per quello che ti ho detto, che con lui ci troviamo bene, ma soprattutto io parlo per me, io mi trovo bene, anche penso che sia lo stesso anche per i miei compagni di squadra, perché ridiamo e scherziamo quando c'è da ridere e quando c'è da lavorare si lavora. Come valuti il fatto che la partita con lo Spezia sia terminata con alcuni tuoi compagni vittime di crampi, guai muscolari? C'è stato secondo te qualche problema nella preparazione, nel richiamo a gennaio? Cioè, come state in generale? Cosa ne dici? Non dico la preparazione, anche perché io vi dico che cioè, la partita per sé va valutata, anche perché avendo tensione alta ti può far venire i crampi, non solo perché io ti dico, ma può essere anche quello, non parlo di come stanno fisicamente, perché so che stanno bene, perché se non stanno bene la partita non finirebbe 2-0 nel primo tempo. Sai, quando la tensione si alza hai anche rischi di farti male o di venire i crampi, è una cosa normale. C'è questa carenza di esterni, visto e considerati gli infortuni di 3 dei 4 disponibili. È possibile che il mister ti chieda di fare quello che hai fatto nell'ultima parte della stagione a Modena? Comunque io non escludo niente perché ho fatto l'esterno con Novellino e mi sono trovato bene. Comunque fare l'esterno in sé ho sempre bisogno dei miei compagni, dei quattro difensori dietro che mi dovranno guidare.
Comunque se lui mi mette all'esterno, ben accettato. Basta entrare in campo a dare una mano, quello è fondamentale. Senti, se diciamo che il primo tempo alla Spezia è stato il migliore di tutta la stagione, ci andiamo lontani oppure più o meno? Se me lo chiedi così non riesco proprio a risponderti. Vabbè, ci sono anche delle volte che giochi bene e che non porti a casa niente. A maggior ragione quando giochi bene e porti a casa qualcosa, c'è la soddisfazione più grande. Ma peccato che la partita è finita 2-2, ma comunque dico sempre che Spezia è una buona squadra e non dobbiamo dimenticare quello. Penso che, no, non è che penso, io sono soddisfatto del 2-2 perché la partita la potevi anche perdere, questo Rocchi nel dopopartita ha detto anche d'accordo abbiamo giocato bene, d'accordo ottimo primo tempo, però adesso siamo arrivati al punto che partite bisogna vincere anche per cercare di salvarsi. Tu che cosa vedi che è mancato nel secondo tempo da parte vostra? Solo un ritorno dello Spezia oppure avete qualcosa secondo te da rimproverarvi? Qualcosa sicuramente abbiamo sbagliato e questo lo vedremo con il mister questa settimana. E come vi ho detto prima, che loro nel primo tempo hanno provato e non sono riusciti a venire fuori con il gioco, ma nel secondo tempo è venuto fuori la loro qualità. Questo è, come ho detto prima, è sempre una buona squadra. Questo è. Leggendo varie considerazioni dei tifosi, questa settimana c'era chi faceva notare come nel momento in cui voi dovevate fare il risultato per forza avete avuto qualche difficoltà. Tu vedi una difficoltà in questo senso, cioè nel senso quando siete sotto pressione potete magari rendere peggio oppure comunque è anche vero che in alcuni momenti avete anche tirato fuori il meglio, magari in trasferta con la vittoria con il Varese che era una sorta di ultima spiaggia. Ti sei risposto da solo. Io ti dico che non che quando siamo sotto pressione, dipende, è tutto basato sul momento. Perché io ti dico, se siamo sotto pressione adesso possiamo vincere una partita. Come possiamo vincere una partita e come possiamo perderla? Non è matematica, non so dirti se è quello o quello. La cosa fondamentale è stare sereni, ma non tranquilli. Stare sereni ci aiuta a svolgere bene il nostro dovere. Secondo te, fra Padova e Regina, chi sarà più sottoposto a questa tensione domenica? Guarda, io con la regina so che loro, cioè, se fai il calcolo, per loro sarebbe l'ultima spiaggia che. Pensando, non può essere anche l'ultima spiaggia perché mancano 9 partite, se non mi sbaglio, che tutto può succedere, tutto. Per noi è fondamentale. È fondamentale, per non essere presuntuosi, sappiamo anche che per loro è fondamentale. Allora sarà una partita veramente di alta tensione.